Il Porta a Porta fa passi avanti. Sono tre i comuni dell'Assimeto Ambiente dove il progetto di ritiro periodico del rifiuto presso il domicilio verrà ampliato. Dallo scorso anno la raccolta Porta a Porta vige in 14 dei 18 comuni. A Gravina di Catania l'iniziativa presentata stamattina nella sede della società Ato C3 dal prossimo 1 febbraio coinvolgerà 4.100 famiglie, escludendo per il momento le zone di San Paolo e Fasano. Il 13 febbraio toccherà Sant'Agata Libattiati, a cominciare dai complessi residenziali. 1.000 le famiglie interessate. Infine, il prossimo 5 marzo, la raccolta Porta a Porta prenderà il via nel comune di San Gregorio Centro, coinvolgendo circa 2.000 famiglie. Agli utenti verrà dato in una prima fase, che è la fase dell'informazione, che durerà circa un paio di mesi, verrà dato un calendario dei conferimenti alla quale dovranno scrupolosamente attenersi. I comuni avranno dei riconoscimenti in base ai risultati ottenuti? Non c'è dubbio alcuno. Le faccio un esempio per essere quanto più chiaro e sintetico possibile. Il comune di Ragarna, fino a prima della realizzazione di questo progetto, pagava mediamente un conferimento di discarica pari a circa 15.000 euro al mese. Oggi ne paga poco più di 1.700-1.800 euro. Per poter fare questo abbiamo la necessità di cominciare a diminuire i costi del conferimento dell'umido. A tal proposito abbiamo avviato un progetto. Le persone avranno la possibilità di richiedere la compostiera domestica e di autosmaltire l'umido a casa. Questo gli consentirà a noi di non portare materiale né in discarica né nelle piattaforme dell'umido, agli utenti di ridurre del 40% la parte variabile della tariffa, che è già un primo elemento veramente di risparmio nella bolletta.